Cari amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio illustrare una storia molto molto particolare. Giorni fa mi ha scritto un amico che mi segue sul nostro canale e mi ha indicato una curiosità. Mi ha indicato un nome particolare di un personaggio che purtroppo non c'è più, di Bergamo. Un personaggio molto particolare, un personaggio che si allaccia a un video che ho fatto tempo fa. Ora ve lo racconto. Siamo nel 25 marzo del 1994. Nel piazzale di un supermercato di Ipercoop di Milano, quartiere degli Olmi, 20 minuti poco dopo la mezzanotte, una scorta di vigilanti va nel supermercato per ritirare la cassa continua come al solito. Peccato che in quell'occasione li aspettava tre malviventi armati fino ai denti. I malviventi attaccano il portavalori. I tre agenti non si fanno intimorire, due scendono, uno viene ferito al fianco, uno come da regolamento va via col furgone per salvare il contenuto, il terzo senza paura di niente di nessuno con la sua 7,65 risponde al fuoco dei malviventi. Peccato che dall'altra parte i tre Ewers erano un pochino più fortunati ed organizzati meglio, perché avevano un Kalashnikov che purtroppo il giubbetto antiproiettili nulla ha potuto fare contro i proiettili di un mitragliatore. La finale di questo triste episodio, che rimane a terra questo caposcorta di Bergamo e lascia moglie e figli in un tragico episodio del 1994. Voi mi direte: ma oggi, maestro, cosa vuoi? Ci vuoi raccontare un fatto di cronaca? Ni, è un fatto di cronaca che si allaccia molto a quello che vi voglio raccontare fra poco, perché quell'eroe che è rimasto a terra è uno di noi, è un karateka. Mi interesso all'argomento, faccio delle ricerche via internet, telefono all'attuale figlia, che tra l'altro è una persona gentilissima e mi lascia una breve intervista al telefono. Come ripeto, mi affascino alla storia perché dietro c'è una questione molto più grossa che purtroppo del tragico evento vile dell'accaduto. Una questione molto importante. Facciamo un passo indietro. Vi ricordate il mio video su Valerà, la sfida lanciata al maestro Shirai? Vi lascio il link in descrizione. Siamo nel 1977. Valerà, un grandissimo campione di fama internazionale, non sto qui ad elencarvelo, guardatevi il video. Nel 77 lancia una sfida allucinante, una lettera aperta a una famosa rivista del settore verso uno dei più grandi karateka al mondo, il grande maestro Shirai. Ne nasce una questione, però l'incontro non si farà mai, la sfida non avrà mai luogo. Passa qualche anno, ci pensa ad accettare la sfida di Valerà un allievo del maestro Shirai, Ennio Falzoni. Ennio Falzoni è un allievo, è una promessa, uno dei più grandi allievi che ha avuto a quei tempi il grande maestro Shirai. A quel tempo era il presidente fondatore della Yamato Damashi, una palestra di Bergamo. Ennio Falzoni non necessita di presentazioni, un grandissimo delle arti marziali, ha iniziato col karate, poi si è dato al full contact, un grandissimo maestro, un grandissimo organizzatore, eccetera, eccetera, ma non è questo il punto del video. Qualche anno dopo, il grande Valerà, 1,88 m di muscoli, una macchina da guerra, un campione internazionale, veramente un imbattibile di quegli anni, mette in palio niente po' di meno che il proprio titolo, il titolo di campione europeo. Ci sono tanti nomi che saltano alla ribalta che potrebbero affrontare il grande campione francese, ma ci pensa Ennio Falzoni, perché all'interno della Damashi ha l'uomo giusto, ha un uomo giusto, un grandissimo karateka, più volte campione d'Italia e anche campione internazionale di karate di Kumite, un ragazzo molto promettente, un ragazzo che è uno dei primi in Italia che si affaccia al full contact, uno che veramente sul ring, dentro le corde, picchia forte forte. Sapete chi è? Flavio Galessi, la roccia di Bergamo, detto Ringo. Ve lo racconto. Flavio Galessi è l'uomo giusto. Valerà lo prende sotto gamba, perché Valerà a quei tempi era un grandissimo
full contact del mondo, era veramente l'uomo, vi ripeto, imbattibile, era una montagna di muscoli, uno che non faceva sconti, un caratteraccio, uno che picchiava forte. Però ha sottovalutato un personaggio di Bergamo, come vi dicevo, Flavio Galessi, detto La Roccia, un personaggio, un atleta che stava sotto alle righe perché non era molto esuberante, un personaggio ben voluto da tutti, amato da tutti quelli che lo conoscono, ancora oggi purtroppo riposa in pace, tutti lo ricordano con grande simpatia e amicizia, era l'uomo di punta. Immaginate il 1980, dove tutto, al contrario di oggi, era cartaceo. L'incontro viene fatto a Milano il 4 dicembre. Non è come oggi, la prevendita era materiale, cioè dovevi andare nel negozio, il tabacchino, quello che rivendeva le prevendite, comprare il biglietto fisico di carta, e Milano era tappezzata da questi manifesti per il titolo europeo. Valerà ha messo in palio il titolo europeo, quindi un'occasione assolutissimamente da non perdere da parte della Roccia di Bergamo. A quei tempi il full contact era alle prime armi, quindi si vedevano questi, diciamo tra virgolette, pugili a torso nudo, questi ragazzoni pieni di muscoli che però tiravano questi mega calci da karate. Quindi al momento era, diciamo, lo sport in voga, era quello che veramente era una novità, questi combattimenti forti a KO, vi ricordo che spopolavano da tutte le parti, quindi Milano era presa d'assalto per questo grandissimo evento. Valerà la prende sotto gamba e ci rimarrà molto molto male, perché il grande Galessi non fa sconti, era veramente uno che sapeva il fatto suo, preparato veramente a puntino dall'allora Falzoni, sale sul ring e vince il campionato europeo, strappa il titolo al grande Valerà. Nessuno ci avrebbe mai scommesso, ma il grande campione bergamasco riesce a vincere il francese. Quindi il nostro eroe italiano riesce a vincere il grande campione francese. E c'è qualcos'altro da dire. È abbastanza pertinente la relazione che nel 77 Valerà lancia la sfida a Shirai, e diciamo che è ripeto, è abbastanza pertinente il fatto che poi un allievo di Shirai porta in campo un suo allievo preparatissimo e alla fine vince sul francese, che permettetelo, forse è stato anche un pochino spaccone. Comunque c'è da dire che il grande Galessi è stato veramente un grandissimo campione da quella data lì, anche prima, ma da quella data lì è veramente diventato una celebrità in Italia, più che altro nel mondo del full contact. Purtroppo la disgrazia, come vi ho raccontato all'inizio del video, ha veramente spiazzato tutti e lascia nei nostri cuori questo grandissimo campione. Addirittura gli viene intitolato un palazzetto dello sport a Bagnatica di Bergamo, che penso sia stata la sua città natale, e tutt'oggi tutti lo ricordano con grande stima e grande amore all'interno della palestra dove è nato con Ennio Falzoni. Questa è una storia, diciamo, triste e allo stesso tempo molto avvincente. Triste perché per il finale, come è finito questo povero combattente, uno di noi, un karateka che senza esitazioni, senza nessun tipo di problema, ha risposto come se fosse a fare un combattimento sul ring di fronte a dei malviventi, ha tirato fuori la pistola e purtroppo gli è andata male. Quindi un grandissimo, perché non ha avuto paura di niente, di nessuno, è andato avanti, la sfortuna ha voluto che andasse così. Purtroppo è la vita e dobbiamo accettare sia il bene che il male. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciate un like e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia o se conoscevate il grande Galessi. Anche voi, se avete qualcosa di particolare, qualche storia che magari non conosco, che mi sfugge, scrivetemi sulla mail e fatemi sapere se anche voi volete fare un video di qualche personaggio o anche questioni vostre che vi hanno coinvolto in prima persona, se ne può parlare, magari vi cito nei miei video come ho già fatto con altri amici. Iscrivetevi al canale e un saluto al Tempio Massimo.